Buongiorno e buona colazione a tutti. Venerdì 5 novembre quest'oggi iniziamo una nuova puntata in vostra compagnia, puntata speciale, quella del venerdì, quella che ci introduce al weekend. Andremo a vedere tutti i momenti migliori della nostra settimana insieme. Abbiamo avuto tanti ospiti, da Alessandro Betti, attore comico, a Edoardo Romita di No Non Venite in Puglia, pagina social famosissima, dal cantautore Mancia a Vito Ballarino del Lucca Comics and Games, Filippo Magnifico di Streamweek.it e tantissimi altri. Li vediamo tutti insieme fra poco, ma prima, come sempre, l'almanacco del giorno. Guardo e vedo già pronto da casa sua invece a Milano e saluto Alessandro Betti. Buongiorno Alessandro. Ciao, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, ciao ciao. Tu hai riconoscimento facciale al PC? Ma che non mi riconosce neanche mia madre, figurati il PC, guarda. Quindi è... Non avevo dubbi, non so perché non avevo dubbi. E stavo dando un'occhia... Alessandro, però ti chiedo, tu torneresti a scuola, come eri a scuola? No, non ero un bravo studente, l'ho scoperta dopo la scuola, l'ho scoperta molto dopo, quindi come dire, sono sempre stato molto curioso, ma perdevo tempo e alias bigiavo per andare a giocare a basket e fare teatro con i miei amici, quindi ho scoperto dopo il gusto dello studio, però insomma non è mai tardi, quindi... Hai fatto la scuola dell'obbligo facendo sport e teatro, poi ti sei reso conto che anche la letteratura e le cose erano importanti e l'hai fatto dopo. Ci sta, l'importante è farlo. Ed è fondamentale, la preparazione è fondamentale, lo studio, quindi assolutamente. Un secondo fa, infatti. Stavo dando un'occhiata alla tua biografia, ho scoperto che hai frequentato per 2 anni quelli di Grok, non lo sapevo, scuola fondata da Maurizio Nichetti, dove hai seguito corsi di recitazione, danza, mimo, quindi sai fare anche il mimo? Beh, quando sto zitto do il meglio di me, insomma, no, però era una scuola, una formazione, sì, teatro, danza, recitazione, molto bella, una delle scuole... migliori, insomma, sono tanti attori usciti da quella scuola lì. Stavo dando un'occhiata alle ultime cose che hai fatto e mi è saltato agli occhi Scatola Nera, che è su Prime Video, giusto? Esatto. Come è andata? Dunque, è una serie che abbiamo girato la prima stagione nel 2018. Bella, era un esperimento, quindi una piccola produzione, perché l'ha prodotta Roberto Bosatra, che tu credo conosca bene. E quindi insomma io, Roberto Bosatri, Elia Castangian, che è anche regista, abbiamo provato a scrivere questa serie e insomma Amazon si è interessato e quindi per noi è stato un esperimento, è una serie artigianale con molte cose da migliorare, tantissime, però insomma abbiamo avuto la fortuna, la possibilità, come dire, di sperimentare su una piattaforma importante, che questa è un po' la doppia cosa, che è stato per noi bellissimo. Dirti che l'avevo annusata, ma non l'ho ancora visto, però a questo punto ne faccio anche volentieri pubblicità. Ecco, qui eri questa foto eri al mattino, secondo me, erano le 7:30 anche. Se la regia ce la ripropone, erano le 7:30 del mattino, credo, vedendo
No? Sì, stavo fissando un letto, quindi questo dolore, no, di non poter essere insieme agli letti. Si vede il pathos della scena, della cinematografia in questa foto. E, Alessandro, però ti faccio una domanda, io sicuramente la vedrò e proponiamo anche agli amici di andarla a vedere. Scatola Nera, Amazon Prime Video. Hai scritto di tua mano diverse commedie teatrali. Ce n'è una in particolare che preferisci, quella che ti fa più ridere? Quella che ti piace di più? Ma forse è la commedia che ho portato più in giro, ho avuto più repliche, e quella a cui poi ci siamo ispirati, perché adesso non sto a raccontare la storia di Scatola Nera, la vedrete comunque, è un gruppo di attori che mette in scena questa commedia, ed è ispirata alla commedia che io ho scritto nel 2005-2006, che è Iene Ridens, ed è la storia di un furto in una banca dove rimangono chiusi dentro due ladri, la guardia giurata e il direttore della banca, e quindi si ritrovano in un reality perché vengono spiate dalle telecamere a circuito chiuso e una rete televisiva chiede di andare avanti fingendo di rimanere chiusi dentro, di essere rimasti chiusi dentro per spettacolo. È il 2005, quindi c'era anche un modo di concepire la televisione in maniera diversa, però forse non sarebbe troppo distante da adesso, cioè l'interesse un po', come dire, voglio venire a vederla, vengo con Antonio, gli regalo il biglietto e anche Bravo. A Stefano, dai. Grazie. Già che ci siamo. Tre biglietti li offro io, dai. È solo retorica la mia, in attesa che naturalmente il creatore dica: dai, ma sei mio ospite, non ti preoccupare, ci va. Dai, tre scontati ve li do io, insomma. Si dice al Neanche sud e andiamo penso. Al 28, e andiamo al 28 tutti e tre, e ci è andata bene anche questa volta. Non hai la tazza di caffè latte, Ale, ti ho visto, è nera. È una mug grigia. Dove si vede? È così. È una mug grigia normale di 6 litri di caffè. L'ho fatta stamattina per cercare di tirare via, insomma, il bluster. Anche perché ci sono amici tuoi a Milano che hanno cercato anche di emularla, ma non ci sono riusciti. Sì, ho trovato un tentativo patetico scritto a pennarello male anche, quindi ho visto. Tra l'altro anche con un tentativo di pubblicità subito dietro, e quindi tentativi invece, risalutiamo Federico Basso. Ale, prossimo impegno. Allora, prossimo impegno, sono stati teatro poco adesso perché, insomma, come sappiamo tutti, con la pandemia ci siamo fermati e stavo iniziando a scrivere uno spettacolo, ma è stato tutto rimandato di un po', quindi per il live ci sarà tra un po'. È uscito a settembre il film su Sky in due puntate con Fabio De Luigi e Batantuono. È uscito adesso il film Una notte da dottore, sempre con Abbatantuoni, uscirà il 7 dicembre, credo, appunto, con Sant'Ambrogio, patrono di Milano, il film del milanese imbruttito, Mollo tutto e apro un ciringhito. Uscirà al cinema e quindi quello è il, diciamo, un lavoro già fatto, ma che sarà appunto presto in giro. E poi vedo Enrico Brignano. Che qui naturalmente vediamo anche alcune immagini in Rai con nello show Un'ora sola vi vorrei di Brignano, uno sketch che ha fatto veramente tanto ridere, non lo mandiamo integralmente in questo momento, ma si trova facilmente anche sui social. Zelig Cabaret Teatro, che cosa farai tra poco? Ci sei a Zelig? Sì, sono con Davide e Federico, appunto Davide Pagnato e Federico Basso, che so che hai avuto ospiti. E facciamo una cosa, noi tre, come sapete, sono tre puntate. Prego? Mio malgrado, aggiungerei. Ma tuo malgrado, ma insomma, un po' per uno in braccio alla mamma, quindi te li becchi un po' anche tu, non sempre solo io da Milano. E sì, insomma, sono tre puntate, questa specie di reunion per Zelig, su Canale 5 con Claudio Bisola in Contrada, io, Fede e Davide facciamo... Abbiamo proposto due sketch, quindi insomma credo che ci vedrete lì sicuramente. E vi vedremo lì, non vedo l'ora. Alessandro, vienici a trovare appena sei in Puglia, venite a mangiare un po' di il pesce crudo quando vuoi, offro io lì, non ti preoccupare, tu mi offri, offro io, non ti preoccupare, e vienici a trovare a Caffè Latte. Buona giornata e buon lavoro a voi, buon proseguimento, buona giornata a tutti, ciao ciao. Ciao Ale. Proviamo a scimmiottare un po' tutti quelli che si lamentano che sono in Puglia, che dicono che le cose che non vanno, e provo a fare un po' come si fa con i bambini, la psicologia inversa.
Allora, ho creato questa pagina mettendo immagini bellissime, foto stupende, con una didascalia al contrario: no, non venite in Puglia perché si mangia male, non venite in Puglia perché il mare non è bello, non venite in Puglia perché non abbiamo... Quindi diciamo, di primo acchito uno vede la pagina, c'è chi comprende l'ironia, purtroppo naturalmente il social è aperto a tutti, quindi tante persone non comprendono alle volte anche l'ironia, e naturalmente ti sei trovato con persone che hanno apprezzato, sì, e persone che invece hanno detto: ma questo, ma come si permette a scrivere queste cose? E ci hai portato anche, abbiamo collezionato un po' di, sì, situazioni che fanno un po' anche sorridere, facciamo così. Dovremmo avere le immagini, questo naturalmente è palazzo in stile Liberty, Palazzo Mincuzzi. Palazzo Mincuzzi. Buonasera da Bari. Alla fine degli anni 20 del Novecento la famiglia di commercianti barese Mincuzzi inaugurò il proprio atelier in stile Liberty nella centralissima via Sparano, diventato luogo simbolo di Bari intesa come città commerciale. Lo stile Liberty fu inventato nel quartiere omonimo Libertà, luogo di fermento artistico e culturale, punto di riferimento per le nuove tendenze in tutta Europa. Beh, Francesco, credo che sia, si capisce, palesemente che... una fesseria, sì, facciamo così, usiamo un termine, però poi i commenti sotto... C'è qualcuno che c'ha... Vediamo i commenti anche sotto, c'è naturalmente chi ha risposto in maniera seria, ma poi rispondi, perché poi naturalmente c'è chi risponde al commento e c'è chi ha scritto era ironico. Rispondi tu dalla pagina oppure... ci sono i tuoi fan che ti aiutano? No, è proprio così, perché all'inizio io rispondevo perché ovviamente mi sentivo personalmente coinvolto, quindi rispondevo, guardate che è una pagina ironica, perché poi arrivavano anche all'inizio offese molto pesanti, perché pensavano fosse qualcuno del nord, okay, che avesse aperto una pagina, che magari fosse venuto in vacanza in Puglia, per avesse aperto una pagina per denigrare la Puglia. E quindi alla fine c'erano commenti anche molto pesanti, ma poi quando si è cominciato un po' a diffondere il mood, no? non venite in Puglia, si è creata una fan base di persone che ringrazio, che mi seguono ogni quindi giorno, tante persone che sono lì sempre a seguire la pagina, a commentare, ad aiutarti nei commenti, che rispondono per me, sì, a moderare i commenti. Però devo dire, vedi, questo aveva risposto anche in maniera simpatica ed io ci sono cascato. Il web oramai tante volte è diventato luogo di brutture, sì, se invece una pagina ironica rimane sempre sul sottile, sul positivo, e anche le persone che ci scrivono poi si lasciano andare e si rendono conto che gliel'hanno fatta, sì, è carino. Succede spesso oppure c'è anche chi rimane incattivito nella tua pagina? No, c'è chi rimane incattivito, purtroppo. Quella che, di cui c'è bisogno, almeno sui social, è un po' di leggerezza. Uno alla fine apre i social anche un po' per svagarsi, certo ci si informa anche, sono uno strumento appunto, possono essere utilizzati in maniera positiva o negativa. Ci si potrebbe informare e oramai chi invece lo utilizza come valvola di sfogo, perché magari una frustrazione nel mondo reale poi la riversa lì. Assolutamente, quindi bisogna anche fare un po' attenzione, perché chi magari lo fa per professione, il fatto di litigare, di commentare, di rispondere malamente. Ci sono gli hater che sono lì naturalmente a fare questo. Vediamone se ne abbiamo qualcun altro, anche per capire un attimino, perché a me fanno sempre ridere e mi piace vederli la prima mattina. Questo che cos'è? Questo è Giovinazzo, una foto bellissima, meravigliosa, e queste te le mandano i tuoi follower, sì, molto spesso. Molto spesso le mandano loro, oppure su Instagram ci sono alcuni bravissimi fotografi che ringrazio, che con quali Giovia. Per fare il verso alla più blasonata località marina siciliana, Giardini Naxos, in Puglia hanno chiamato questo borgo sul mare Giovinaxos per dargli anche un taglio più giovanile. Poi con il tempo e l'evoluzione della lingua italiana, dopo aver sciacquato i panni nell'Ofanto, il nome è diventato Giovinazzo anche a causa di alcuni giovani sgarbati che ci abitavano. I Giovinaxis. Commenti, vediamo i commenti. Non si è mai chiamata Giovinaxos, dove l'avete mai letto? Questo è bellissimo, però che libri avete letto? La gente poi ci crede, quello, sì, ci, sì, casca in pieno, è veramente meravigliosa. Mi ricorda un'altra pagina un po' questa, adotta anche tu un analfabeta funzionale. Questa qua è bellissima pure. Vediamo quella che stavo vedendo su Houston. Questa dov'è? Questo è Ostuni bellissimo scorcio.
commenti. Buonasera Ostuni, la città bianca, questa città è famosa per aver dato i natali a Whitney Ostuni, che però ha dovuto cambiare il nome in Whitney Houston perché essendo nera suonava un po' con la città bianca e questa scelta si è rivelata strategica per il suo successo. Che disagio, vediamo i commenti perché sono curioso. Pensavo che il colore della pelle dipendesse dal fatto che si fosse ustonata. Qualcuno risponde, non credo che tale vicenda rappresenti la verità in merito all'artista. Complimenti, molto sveglia la persona. È nata in America, in New Jersey, vanno a controllare su Wikipedia. Sì, sì, assolutamente. Fa molto ridere, ci piace e sono anche contento, devo dire, che alla fine è la prima volta che ci metti la faccia, perché molto spesso dietro le pagine non si sa mai chi si cela. Sì, sì. Tu è la prima volta che appari in video. Sì, praticamente sì. Dovevamo giocarci l'esclusiva del fondatore di No, non venite in Puglia, abbiamo sbagliato tutto. Questa unione reale fra l'Italia e l'Argentina, in Argentina sanno che voi esistete? Sì, assolutamente, infatti dicevo la cosa incredibile dal mio punto di vista è che quando siamo usciti sui social, siamo nati ufficialmente, quindi incredibilmente la notizia attraverso il Frente Morghero italiano, che è la comunità di tutte le murghe italiane, la notizia della nascita di una murga ad Andria e in Puglia in generale è stata rimbalzata in tutte le parti dell'Argentina e del Sud America. Questo è, dal mio punto di vista, incredibile. Anche in Patagonia. Anche in Patagonia. Cioè, è arrivata la notizia anche a dei mostri sacri della murga. Consideriamo che la murga ha una storia di circa 200 anni, nasce praticamente dalla cultura africana della schiavitù, praticamente, che è stata portata in Sud America e si incontra con la cultura del carnevale, che invece è prettamente europea. Quindi attraverso i flussi migratori si incontrano in Sud America e nasce la murga. Questo non lo sapevo, infatti non te l'avevo ancora chiesto, l'hai tirato fuori tu, è bellissimo, perché sappiamo benissimo che l'Argentina è terra di emigranti e di migrazione. In Argentina ci sono tantissimi italiani o tantissime persone che comunque hanno avi, nonni, bisnonni italiani, quindi è una commistione di cose bellissima che poi viene riportata, rigettata in giro per il mondo. È la stessa cosa più o meno del tango. Viene vissuta la stessa maniera, sicuramente anche dal punto di vista del tango. Gli argentini sono molto caldi, calorosi come noi persone del sud. La vedo invece, come sempre, in collegamento da casa sua e con questa luce negli occhi e nel sorriso, Viviana Peloso, buongiorno, la nostra libraia. Buongiorno a voi, buongiorno a te. Solito check, me la fai vedere, ce l'hai? Sì, sì, ce l'ho qui, pure piena di latte perché sto finendo d'inverno, quindi... Va bene, il solito check che devo fare prima di parlare di libri. Tranquillo. Che cosa ci proponi oggi? Allora, oggi vi propongo questo libro meraviglioso, è il nuovo libro di Chiara Gamberale, è uscito giovedì scorso, si intitola Il grembo paterno ed è pubblicato da Feltrinelli. Chiara ha fatto una cosa bellissima, cioè ha messo al centro di questo libro il modo in cui impariamo ad amare e per capire come appunto lo facciamo è partita dall'incontro con un uomo della sua protagonista che si chiama appunto Adele e è andata a ritroso laggiù, cioè laggiù vuol dire al tempo in cui siamo stati figli e quindi al rapporto che abbiamo avuto con i nostri genitori. Chiara descrive una famiglia, i senza niente, cioè la famiglia di Adele, che era una famiglia essenzialmente abituata a non dare, a non pronunciare le parole belle, perché se non si pronunciavano le parole belle non accadevano nemmeno le cose belle, quasi ad avere un timore rispetto alle cose belle. Però poi che cosa succede? Che nascono questi figli o comunque vengono alimentati questi figli che nel momento in cui invece vivono una cosa bella non riescono a goderla, che sono perennemente affamati, che vanno sempre alla ricerca di qualcosa e che amano con timore. Perché? Perché Adele, la protagonista di questo libro, spesso ha tenuto il padre a casa facendolo innamorare di sé. Quante volte i figli riescono a tenere unite le famiglie
famiglie proprio per l'amore che si riversa su di loro, però amare è un atto faticoso e quindi molto spesso questo si induce noi adulti a diventare timorosi dell'amore stesso. Un libro bellissimo che tocca tantissimi temi e che è scritto davvero con una scrittura molto espressiva. Beh, Chiara Gamberale è molto, oramai anche famosissima in Italia e quindi scrive benissimo. No, stavo pensando a una cosa, Viviana, non è che ti viene un crampo a tenere su il libro, abbiamo anche le grafiche che possiamo mandare, tienilo giù tranquillamente perché ti vedo con il braccio, io avrei già avuto un crampo, non avrei potuto più muovere il braccio per un giorno. Questo è un articolo di 7 fatto proprio a lei, a Chiara Gamberale, quindi un libro che comunque suggerisci con tante tematiche. Un libro che suggerisco è un libro che consiglio a tutti di leggere, perché tutti, volente o nolente, abbiamo avuto un rapporto con i nostri genitori, cioè siamo stati figli, per cui è un libro che ci induce a rivedere, a guardare più da vicino quel rapporto, che è un rapporto unico per come l'abbiamo vissuto ciascuno di noi. Io direi che come al solito meglio non puoi presentare un libro, io ogni volta che ti sento finire di parlare di un libro voglio andarlo a comprare immediatamente, quindi ti dovrebbero prendere proprio gli stessi autori come, come virtual marketer, come venditrice dei loro libri, perché sai creare appetito nei libri, complimenti. Sono contenta, grazie, spero che in tanti seguano il tuo esempio, cioè a tanti venga la voglia di andare in libreria a comprare appunto questo libro in particolare, perché è nuovo, è appena uscito ed è davvero bello, ma poi ovviamente tanti altri. Leggere ci aiuta ad ampliare i nostri orizzonti e spesso a sentirci anche meno soli, perché magari quello che succede ai protagonisti dei libri è proprio quello che è successo anche a noi. Infatti, Viviana, io ti ringrazio, ti mando un bacio e buona giornata, buon lavoro. Bacio a voi, buon lavoro. Anche negli ultimi mesi il mondo del lavoro sta mutando dalla propria postazione, abbiamo visto negli ultimi 2 anni, al remote working, che è quello che facciamo più in Italia, allo smart working. Come sta evolvendo secondo te la nostra regione Puglia, l'Italia? Siamo allineati agli altri paesi o siamo indietro? O avanti anche? Francesco, dipende un po' dai punti di vista, ecco. Di certo avevamo 2 fazioni nette, avevamo i tecnoscettici e i tecnoentusiasti, quindi sì. Sul tecnoscetticismo c'era una percentuale veramente elevata, mentre subito dopo, diciamo, la grande batosta del Covid, ci rendiamo conto che piano piano le percentuali si stanno invertendo. A favore dei tecnoentusiasti, sostenitori. Sì. Sostenitori in questo caso, però Musa Formazione gioca un ruolo con noi attori e partecipi di questa cosa, perché mi lantiamo sempre questo famoso motto: non dobbiamo abusare delle situazioni. Il senso è questo: prima vivevamo di zero tecnologia, oggi invece sembrerebbe che dobbiamo dipendere al 100% dalla tecnologia, invece no, dobbiamo trovare una giusta moderazione nelle situazioni, il giusto utilizzo, il giusto equilibrio, e secondo noi è il giusto ingrediente per poter marciare su questa questione, che comunque entusiasta e potrebbe creare una chiave di volta anche all'economia italiana. Viene abusato questo termine smart working, lo dicevo anche prima, voi avete diverse sedi, lavorate praticamente sul territorio nazionale. In Italia è remote working, non è smart working, cioè tu comunque hai il tuo orario lavorativo dove devi entrare nel tuo account e uscire alle ore 18. Teoricamente sì, la maggior parte della massa economica in Italia, delle aziende, ma anche dei professionisti, dei liberi professionisti, sì, si muove a questa maniera. Forse noi siamo una delle poche organizzazioni che adottiamo lo smart working, proprio perché abbiamo degli orari da ricoprire in base a determinate esigenze del nostro target. Ad esempio abbiamo anche dei corsi di formazione live che partono la sera alle 20. Perfetto. Ma i nostri uffici ad ogni modo sono chiusi, perché alle 18, sino alle 18 noi elargiamo il servizio di front office, cioè in sede, ma anche attraverso i nostri canali comunque rispondiamo
solo ed esclusivamente entro le 18, però la nostra attività continua e quindi abbiamo docenti che si collegano da altre città d'Italia per elargire il servizio di formazione. Ok, assolutamente. Il vostro sì. Naturalmente è un lavoro molto più legato agli orari. Sì. Penso invece naturalmente, anche per fare una distinzione per gli amici che ci seguono, il remote working è più improntato agli orari, quindi io lavoro, gli orari di ufficio li faccio a casa. Lo sì. Smart working, io lavoro per obiettivi, a inizio certo. se a fine settimana devo aver concluso quel tot numero certo. di transazioni, di certo. operazioni, e quindi posso anche andare il lunedì in palestra e andarmene al mare certo. e poi lavorare il doppio il martedì. L'importante è che al venerdì ho concluso gli obiettivi, però dipende sempre dal lavoro che uno svolge. Di certo un operatore ecologico non può lavorare in smart working, neanche in remote working, altrimenti saremo nei guai seri, assolutamente, perché fanno già un grande di quanto lavoro. Lo siamo. Hai ragione. Falsi Green Pass, tra gli indagati c'è anche Pippo Franco. L'inchiesta sui certificati facili rilasciati da un sanitario romano che coinvolge anche altre 9 persone. Adesso andiamo un po' a Io approfondire questo argomento. Io vedo tutta la gente in studio che sta ridendo, naturalmente. Forse sì. Pippo Franco fa più ridere davvero adesso che quando faceva il bagaglino. Eccolo qui, guarda Francesco. Naturalmente Pippo Franco si è anche detto estraneo, parliamo appunto dell'attore popolare che avrebbe aggirato l'obbligo di esibire il passaporto sanitario, e nell'inchiesta ci sarebbe questo medico che in realtà aveva solo in dotazione 20 fiale di vaccino, ecco lo leggiamo qui, ma risulta aver somministrato 159 dosi anziché 120 che è possibile ricavarne, quindi c'è qualche avrà anomalia. Fatto la moltiplicazione dei vaccini come quella dei pani e dei pesci, è più o meno la stessa cosa, sarà un nuovo mentore della è storia probabile. Mondiale, non lo sappiamo, potrebbe essere sì, quindi sì. Pippo Franco comunque ha detto, si è detto estraneo ai fatti, si è detto estraneo ai fatti oramai sì. dicono tutti a mia insaputa sì. dopo Scaiola e un appartamento che non sapeva di avere a sua insaputa è la risposta più plausibile. Vito Ballarino, non vedevo l'ora di chiacchierare con te, Vito, perché Ciao, tu in questo momento sei a Lucca, sei project manager di Lucca Comics and Games, salone internazionale dedicato al fumetto, all'animazione, giochi, videogiochi, cinema, serie TV, tutto quello che amano i nerd, possiamo dire. E come sta andando? Ma molto bene, in realtà tutto quello che amavano i nerd è che oggi è diventato fortemente alla portata di tutti, sono linguaggi artistici, culturali che ormai compenetrano tutti i settori. Abbiamo venduto, siamo andati in sold out con tutti i ticket, che sono circa 22.500 per ogni giornata, e siamo molto soddisfatti. Infatti i numeri sono strepitosi, vediamo anche la locandina di quest'anno, la presentazione di quest'anno, e vediamo anche qualche immagine per spiegare alle persone, perché naturalmente ci sono tanti fan, tante persone che si travestono. Io appena ho visto queste immagini ti devo dire che ho pensato in automatico a una delle serie TV tra le più riuscite non solo in America ma anche in Italia e le più viste, parliamo di The Big Bang Theory, e, ma ha influito secondo te il successo di The Big Bang Theory nella conoscenza in Italia, parlo del Lucca Comics? Ma io credo proprio di sì, sicuramente Big Bang Theory ha aiutato, a parte anche che meno conosceva questo mondo, ad apprezzarne i lati anche più ironici, simpatici, e un po' anche accanzonato il mondo degli appassionati e dei cosiddetti nerd. Ma non solo, insomma, c'è stato, diciamo, man mano un crescente interesse in questi ultimi anni per tutta la decima arte, quindi il mondo del fumetto e dell'illustrazione, ma non solo, per il mondo dei videogames, per il mondo delle serie TV. Insomma, è cambiato probabilmente anche il tipo di approccio al contenuto culturale che secondo me anima una manifestazione come Lucca Comics and Games, un contenuto culturale molto diverso da quello che tradizionalmente viene inteso con il termine cultura con la C maiuscola. Certo, ma tra l'altro arrivano da tutta Europa, perché so che comunque siete il salone internazionale più grande d'Europa, ai livelli addirittura del Comic Con di San Diego, ecco, praticamente avete coinvolto tutta la città guardando questa mappa, o anche subito dopo il Comiket di Tokyo, ho detto bene? Sì, esattamente.
Luca Comics and Games ad oggi rimane l'evento più grande al mondo, considerandolo, diciamo, nella sua unicità di svolgimento all'interno di un tessuto cittadino. I tre eventi che hai citato comunque si svolgono all'interno di quartieri fieristici. È il terzo al mondo, dopo appunto il Comicat e il Comic Con di San Diego. Quindi parliamo quindi di due grandi metropoli come San Diego e Tokyo, e ovviamente Lucca non è San Diego e Tokyo, ma l'Italia, diciamo, riesce a tenere alto, insomma, qualità e anche, insomma, il nome dei propri artisti, ed è quello che Lucca Comics and Games cerca di fare. Certo, voi l'anno scorso, nel 2020, avete sperimentato il festival, il Lucca Changes, giusto? Sì, diciamo che Lucca Changes è stato un grande laboratorio. Di sì, che esatto. Si tratta? Lucca Changes è stato un grande laboratorio, in un momento in cui tutti gli eventi di settore, purtroppo a causa della pandemia, si stavano bloccando e si sono bloccati. Lucca ha rilanciato facendo anche un investimento importante per non chiudere questa parentesi di dialogo tra comunità e artisti, perché poi la caratteristica di Lucca Comics and Games, un po' per dirla con le parole di Vanni Santoni, è quella che comunque gli autori si fomentano con il proprio pubblico incontrandosi, quindi, diciamo, ne nasce quello che noi definiamo un cambiamento. Più che pubblico, si diventa a tutti i modi, diciamo, coattori di questa manifestazione, si scrive la partecipazione e i contenuti che ne diverranno all'interno di questo confronto. Ed è quello che è accaduto con Lucca Changes, è un cantiere ancora aperto che porta all'edizione di quest'anno, che è dedicata alle transizioni di genere, transizioni ambientali e transizioni digitali, visto che io mi occupo quest'anno del coordinamento generale di tutto il Festival Digital su Twitch. E infatti di quello volevo parlare, perché naturalmente Twitch per la maggior parte delle persone è ancora un mondo inesplorato, invece c'è tanta gente che oramai già trasmette e guarda dalla mattina alla sera, possiamo dire. Twitch, avete avuto ospiti naturalmente di caratura nazionale e internazionale, alcuni più di settore, altri più conosciuti dal pubblico nostro anche. Mi vengono in mente Maccio Capatonda e Caparezza. Esatto. Fra tutti quelli che hai visto, chi è che ti ha stupito di più? Ma io credo, ormai, diciamo, all'interno di questa edizione, di essere stato colpito da tutte le grandi personalità, perché ognuna nel suo ha uno storytelling, ha una narrazione, e soprattutto è molto interessante guardare come tra loro nascono opportunità di interconnessione e di confronto. Noi abbiamo tre host che dirigono un po' tutto il nostro Festival Digital, che sono Claudio Di Biagio, Curo Lili e Cichibe. Lo dico con i loro, diciamo, nomi con cui si presentano al pubblico, e all'interno di queste giornate hanno mescolato le loro attitudini, i loro temi con, ad esempio, ieri Ilia Rotelli, che è business development per il settore games international di Amazon, e che ha raccontato che suo padre, quando era ragazzino, gli diceva: ma che fai tu tutto il tempo? Giochi. E lui ci ha detto: il gioco oggi diventa un mestiere per tanti, ad esempio l'industria dei videogiochi fattura più dell'industria cinematografica e musicale. Quindi quel mondo che sembrava un mondo piccolo, chiuso per pochi, in realtà oggi è diventata un'opportunità di lavoro e di sviluppo anche per tanti. Verissimo. Vito, in bocca al lupo per quest'ultima giornata a Lucca Comics and Games, e naturalmente vienici a trovare quando vuoi qui in studio, essendo tu un pugliese, portaci anche tu qualche regalo da Lucca Comics, così lo esponiamo qui sulla nostra, nel nostro studio di Caffellate. Saluto Giulia Pantaleo, buongiorno Giulia. Buongiorno a tutti, grazie mille. Ti abbiamo svegliata presto? Sì, beh, sono abituata, devo dire un po' più presto del solito. Va bene, scusaci, perdonaci, però purtroppo dobbiamo spostare un po' la trasmissione più avanti, man mano che si avvicina il weekend, io lo dico sempre. Giulia, classe 92, alfiere del lavoro, due lauree, e che più, chi più ne ha più ne metta praticamente. Hai curato già i rapporti parlamentari del viceministro alle infrastrutture e ai trasporti. Nel 2019, due anni fa, sei stata eletta segretario nazionale della Gioventù Liberale Italiana. Segretario, ti chiamo così o segretaria? Segretario, con la O. Io non vedevo l'ora di averti ospite anche in trasmissione, perché non è usuale sentire ormai di giovani impegnati in politica. Tu come hai iniziato?
Allora, la passione per la politica, diciamo, nasce con me davvero, la coltivo da sempre, è stata trasmessa a me da papà, non ricordo neppure un giorno della mia infanzia, tra quelli trascorsi in cui non l'abbia sentito parlare di politica o a tavola o davanti alla TV, quindi possiamo dire viscerale. È stata una passione che si è concretizzata al liceo e all'università attraverso la rappresentanza, e che poi ha avuto modo di concretizzarsi, di prendere vita il 6 giugno del 2019, come tu stesso ricordavi, grazie all'elezione a segretario nazionale della Gioventù Liberale Italiana, sostanzialmente l'organizzazione giovanile del Partito Liberale Italiano. Il mio partito madre, il partito che è diventato negli anni la mia culla, e Gioventù Liberale che invece è diventata nel 2019 la mia creatura, seppure le origini affiorano nel 1946, ma ecco, è stato un modo per riportarla in vita dopo alcuni anni silenti. E ho avuto, grazie a questa elezione, l'opportunità di mettermi in gioco quotidianamente con la politica, per quanto in un piccolo contenitore. Abbiamo portato, vedevo prima le immagini che scorrevano, finalmente all'attenzione della classe dirigente del partito più senior la scuola di formazione politica organizzata ogni anno dal partito e dai giovani coordinata, di militare in dialogo aperto con i rappresentanti e gli appartenenti delle organizzazioni giovanili di altre formazioni politiche. Questo serve per ampliare il network, oggi indispensabile in un mondo in cui i partiti, diciamo, vanno sempre meno ad avere la loro rilevanza, e di portare a conoscenza di un più vasto pubblico, sebbene secondo me rimanga sempre piccolino, le nostre battaglie quotidiane. Io sono una voce piccola, ma sicuramente vigorosa all'interno del panorama liberale, possiamo dire, non voglio dire nazionale, ma quantomeno rispetto al partito. Ho avuto la possibilità davvero in questi anni di dire la mia, e per me è stata un'esperienza incredibile. Oggi sono il volto più in vista, ma dietro c'è un lavoro importantissimo che viene quotidianamente portato avanti da un folto numero di giovani territorialmente radicato, ce n'è anche una grande parte in Puglia, e questo mi fa molto piacere. E il mio lavoro consiste nel coordinare le attività di questi ragazzi, nell'organizzare spesso degli incontri con gli altri giovani che hanno voglia di impegnarsi come noi, sebbene non siano di ideologia liberale come noi, e di porre le basi per il ricambio della futura classe dirigente del partito nel quale milito. Giulia, devo dire che si vede che sei una politica e mastichi politica, perché vai come un treno e sei meravigliosa da ascoltare, complimenti. Ti volevo chiedere una cosa però, anche per la tua affezione, perché comunque poi hai fatto anche gli studi inerenti a quello che stai facendo adesso, sei laureata in scienze politiche, sei laureata in giurisprudenza. Quando parli con i tuoi coetanei, hai detto giustamente che siete in tanti, ma in generale, quando sei fuori dal partito, quando sei fuori dalla politica in sé, quando sei a cena con gli amici, noti disaffezione nei ragazzi, nei giovani, o c'è comunque fermento? Parlo in generale, naturalmente. In generale disaffezione. Quando mi relaziono con i miei colleghi, ovviamente no, c'è fermento, però il dato delle ultime amministrative ci ha messo davanti a un problema, secondo me, che occorre affrontare ora, prima che poi sia troppo tardi. Ogni elezione lo ritiriamo fuori, ovvero l'astensionismo, ed è un dato che non può non farci ragionare in termini di disaffezione e di sfiducia verso la politica da parte dei giovani. Credo però che negli ultimi mesi si sia rinfocolata quantomeno la fiducia nei confronti delle istituzioni, e grande merito di ciò probabilmente va dato al nostro attuale Presidente del Consiglio. Questo mi rincuora. I giovani sono interessati alla politica perché quotidianamente si imbattono e si relazionano con problemi che hanno a che fare con la vita pubblica. Io non credo che da parte dei giovani non ci sia interesse alla politica, credo che siamo davanti ad un cambiamento epocale ormai da molti anni. Prima politica era sinonimo di militanza, oggi andare a bussare alle porte di un partito richiedendo la tessera di partito viene quasi assimilato a un retaggio da prima repubblica, un rituale desueto e anacronistico lo potremmo definire, e quindi non si milita più all'interno di contenitori ben precisi, portatori di un'ideologia specifica già all'interno del simbolo. I giovani preferiscono militare all'interno delle associazioni, all'interno di think tanks, non amano essere ingabbiati, perché fare politica, purtroppo, questo è lo specchio dei tempi, non assurge più allo scopo nobile di un tempo. L'interesse c'è,
Effettivamente hai ragione, è quasi come effettivamente prendere un'etichetta e si ha paura poi di essere etichettati per tutta la vita, invece poi siccome siamo smart vogliamo avere la possibilità di poter cambiare. Però ti faccio un'ultima domanda, a questo punto anche immagino sia un dialogo vivo anche all'interno di tutti i partiti politici, della politica in generale. Come si riescono ad avvicinare i giovani alla politica? Che tipo di marketing? Perché alla fine marketing si può fare, lo vediamo anche in politica, alla fine i voti sono anche marketing alle volte, purtroppo. Purtroppo sì, la gran parte dei voti sono marketing. Io credo però che la comunicazione non possa mai essere fine, ma debba essere esclusivamente mezzo della politica e che il problema vada risolto alla base. Parlo sempre di scuola, questa è la mia più grande battaglia. Dico che in Italia non abbiamo una buona riforma dell'istruzione dal 1923. L'ultima riforma della scuola, secondo me, che meriti di essere chiamata tale è quella di Giovanni Gentile, quindi andiamo veramente là. Occorre rilanciare l'importanza della formazione alla politica, restituirle il suo imprescindibile respiro culturale, io questo lo dico sempre, dotare i giovani degli strumenti utili per leggere i percorsi che possano cambiare questo paese, le trasformazioni della politica e nuovi orizzonti. Solo così noi riusciremo a far approcciare in modo nuovo i giovani alla politica, in modo concreto, e potremmo ottenere qualcosa per lasciare questo paese in eredità alle generazioni che verranno dopo di noi in una maniera migliore rispetto a quello che invece noi stessi abbiamo ereditato. Quindi approcciamo la politica fin da giovani, solo così all'interno della scuola, iniziandone a parlare in modo preciso e non generico, potremmo secondo me formare una classe dirigente che sia meno disaffezionata alla politica di quanto purtroppo la mia oggi lo è. Non parlo di classe dirigente, ma di classe per anagraficità a me vicina. Giulia, guarda, mi trovi d'accordissimo, non potrei essere più d'accordo con te, bisogna partire dalle basi, dalla scuola, anche perché tu hai 29 anni, anche se ne dimostri 22, lo dico, tolgo sempre qualcosina solo per da galantuomo, e quindi noi siamo già out, dobbiamo pensare ai più piccoli e da lì, dalle nuove generazioni, realmente non è demagogia che parte una nuova società per il futuro. È d'accordo con noi anche Davide Suriano, perché lo vedo annuire, tra l'altro è un tuo collega, quindi è qui d'accordissimo con me. Ti d'accordissimo. Saluto Giulia, grazie per aver accettato l'invito e per essere stata con noi. Grazie davvero, è stato un onore essere ospite sui vostri schermi. Spero ci sia occasione di rivederci presto e magari in presenza, verrei volentieri in Puglia. Perché no? Giulia, perché no? Quando vuoi vieni, sei nostra ospite, stai qui, grazie. Mangi con noi, focaccia, burrata, ti portiamo a mangiare un po' di crudo di mare. Vienici a trovare. Non potrei desiderare di meglio, grazie davvero, buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro. Nelle cronache interne del Corriere della Sera, pagina 25, bastonate gli avversari dopo la partita di calcio juniores, questo accade a Firenze, è stato davvero un agguato, in 30 e armati di bastoni e caschi hanno aspettato i giocatori. Stefano, perdonami se ti interrompo, però sì. Io sto vedendo la richiesta di matrimonio, l'anello nuziale di Federica Pellegrini. Un'altra notizia, però era... ok, no, è perché, dicevo, è successo qualcosa mentre le chiedeva di sposarsi, qui, invece sulla, no. Sulla destra. Ah, ok, perfetto, perdonami. Ho detto che stamattina è primo novembre e questa cosa del cambio dell'ora mi ha un attimino destabilizzato. Era di spalla. Era di spalla, hai ragione. È un mese particolare, il mese del benessere psicologico, mi ha sempre attratto, parliamone anche alle persone che ci seguono da qua, certo. Di che cosa si tratta? Beh, questa è la 12ª edizione, noi da 12 anni, parlo come ordine degli psicologi, certo. Portiamo avanti una serie di iniziative per promuovere la figura e il ruolo dello psicologo. Lo psicologo inteso come professionista della salute, proprio come persona, come professionista appunto che interviene per migliorare la qualità della vita delle persone, non soltanto per gli aspetti di cura, importanti per carità, ma anche per tutto ciò che riguarda la promozione, tutto ciò che può migliorare la qualità della vita. Allora io non vedevo l'ora di averti anche qui in studio, perché, sì. Dimmi se sbaglio, però c'è questa percezione in Italia e forse ancora di più al sud, che
lo psicologo viene visto come una persona lontano dalla gente. Se vado dallo psicologo uguale non sto bene psicologicamente, certo. Sicuramente, ma non necessariamente. Non è proprio così, sfatiamo un mito. E infatti devo dire che negli anni questo pregiudizio si è ridotto molto, però esiste ancora. Gli psicologi, chi va dallo psicologo, ecco, non tanto gli psicologi, chi va dallo psicologo viene visto come qualcuno che ha problemi, sì. Nascondendo sotto questa parola problemi chissà quale tragedia. È matto, dice, oh, cioè, sì. Non sta bene, ma lo psicologo sono matto, no, non è assolutamente matto, depresso, così. In realtà chi va dallo psicologo è qualcuno che ha incontrato nella sua vita, così come la incontriamo tutti noi, delle difficoltà, delle crisi, dei conflitti che fanno parte del, certo. Del nostro procedere nella vita. E lo psicologo è un professionista che può aiutare molto in questo, può dare un contributo, può dare un apporto perché queste crisi, questi conflitti possono in qualche maniera essere risolti o almeno compresi e gestiti. Certo. Ma parlo di conflitti che possono essere di natura coniugale o problemi nei confronti dei figli o nell'ambiente di lavoro o un lutto, insomma, tutti eventi che purtroppo ci accadono, toccano. Certo. Accadono. Lo psicologo è quel professionista capace di dare, come dicevo prima, un apporto, può contribuire a cercare una soluzione, può contribuire a tirar fuori le risorse e le abilità che ognuno di noi possiede. Chiudiamo la rassegna stampa o hai qualche curiosità? Perché io ho visto un certo ghigno e quindi immagino come al solito abbia... Andiamo velocissimo con un'ultima ora di Lercio. G20, raggiunto l'accordo sul clima nella sala, dalla sala convegni. È già un risultato, è già direi. Un avere risultato. Già l'accordo sulla sala convegni è già buono. Questa è simpatica, DiCaprio dona 15 milioni per combattere il cambiamento climatico, mai più iceberg vaganti. Eh sì, giustamente ricordiamo tutti quanti Titanic e quindi DiCaprio si impegna anche per il sociale. So che ti diverti e vedo che si diverte anche in collegamento Riccardo Lorusso. Buongiorno Riccardo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Stavi seguendo anche tu le notizie di Lercio? Sì, forte, forte. Quella di DiCaprio mi ha fatto proprio morire. Ti devo chiedere, naturalmente, perché oramai con la tecnologia, come dicevano, ti è dettata la tecnologia, avanza assai. Sei realmente in uno spazio meraviglioso o sei a casa in pigiama e ti sei messo dietro uno schermo con una slide stupenda? Esatto, il Covid ormai ci ha insegnato tante tecniche magiche. Sono in realtà vestito a metà classico, sai, proprio come si fa solitamente oramai anche nelle videoconferenze. Io adesso sotto potrei avere anche nulla, un pantaloncino, però no, ce l'ho il pantalone, dai, si vede nella prima scena, però hai ragione, quindi si tenta di mascherare. Riccardo, ti faccio una domanda. Sì. Hai studiato al Conservatorio Piccinni, sì, di Bari, da lì possiamo dire, sì, si è iniziata la tua carriera musicale. Poi con l'esperienza naturalmente sei divenuto anche docente di canto e di musica. Com'è il passaggio da studente a docente? È un passaggio in realtà non tanto automatico, nel senso che comunque l'insegnamento richiede tante capacità, tante competenze che vanno sviluppate nel tempo, tanta esperienza. E il passaggio da studente a maestro non è tanto immediato, ecco. Però è molto stimolante perché la parte degli studi appunto serve proprio a quello, a prepararci a dare quello che abbiamo ricevuto, a darlo poi ai nostri discenti, insomma. Quindi, tra l'altro, vedo il nostro ospite in studio, no? Geremia, che annuiva. Effettivamente, certo. Avere conoscenza non significa sempre essere un buon insegnante. No, no, infatti, esatto. Oltre alla motivazione di insegnare, ci vogliono delle abilità, delle capacità che le competenze, quelle puramente tecniche, non sono sempre sufficienti. Sì, è vero. C'è qualcosa che serve un qualcosina in più, un quid in più per poterlo fare. Esatto. Ensemble Sudestata, l'ho detto bene, perché ogni volta non so se è Sudestata o Sudestata.
Si è bloccato perché... Ah no, ecco, ora ti vedo. Visto che ti... Ah, ok. Sì, sì, sì. Come la diciamo? Sudestata, giusto? Sudestata, sì. Oh, dalla, allora... dall'origine del nome, che è questo fenomeno meteorologico argentino nella zona del Rio della Plata, che è un movimento di venti che praticamente muove le correnti invernali nel sud-est. Ecco, e così come il nostro ensemble muove... la parte sud del, diciamo, dell'Italia, quindi la Puglia, e va a ricercare queste sonorità nell'est e si contamina appunto di tante belle sonorità che sono appunto pugliesi, poi sono anche balcaniche, e sono di diverso stampo, ecco, però di matrice ovviamente tradizionale. E latina, come Sarita, che è Sarita Schiena, che è la nostra cantante, che è italo-argentina. Infatti hai anticipato semplicemente la mia prossima domanda, perché ero andato a cercare il termine e ho detto: voglio capire se si tratta di questi venti del Sud America oppure un nome che viene totalmente da altro. Quindi mi hai confermato anche la curiosità. Abbiamo visto le immagini e questo è anche un video di una vostra esibizione con tutti voi, siete tutti pugliesi, vediamo la clarinettista molfettese, il clarinettista Eugenio Tattoli, la frontwoman, la cantante, come hai detto tu, Sarita Schiena. E poi ci sono Simona Storelli al violino, Tiziano Zanzarella alla fisarmonica e tu alle chitarre, ti vedo, con Cosimo Caggia al contrabbasso e Gilberto Bufi alle percussioni. Siete in tanti? Sì, siamo un settetto. La cosa bella di questa, di questo ensemble è che siamo sette persone, sette musicisti atipici, è una formazione atipica, però... dalle sonorità molto calde, molto inusuali, molto vicine in realtà alle sonorità tradizionali. In realtà noi utilizziamo anche strumentazione un po' oltre i sette strumenti che voi, che tu giustamente hai citato molto bene, grazie, sei stato molto preciso. Ti ringrazio. Suoniamo, no, figurati, suoniamo anche degli strumenti da... Ogni... Salta. Ogni tanto ti perdiamo, ma giusto per qualche secondo ti avevo perso. Guarda, ti abbiamo visto, vi abbiamo visto anche in ora, mentre cantavate e suonavate. Ti chiedo, siccome ho visto anche nelle slide di prima che avete già girato non solo la Puglia, ma l'Italia e anche l'estero, la domanda solita che si suol fare agli artisti: progetti per il futuro? Progetti per il futuro. Attualmente stiamo lavorando sui nuovi inediti e quindi ci stiamo riprendendo dopo il nostro tour che, come hai detto tu, ci ha portato insomma lontano, e quindi questa è una grande vittoria dopo il Covid. Siamo molto felici di questo risultato. Pensavo di averlo dopo, ma è pronto. Sembri quasi un gamer, devo dire. Saluto Leonardo Parmigiani, meglio conosciuto come Mancia. Buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Devo dire che la tua postazione è un po' da gamer. Vedo la sedia e anche le cuffie. Sei un gamer? No, no, no. Sono, sono nello studio di Mr. Monkey in questo momento e questo è il retro del suo studio di registrazione. Perfetto, quindi sei già al lavoro praticamente, ti abbiamo svegliato prima. Solitamente i musicisti, i cantautori iniziano più tardi, però questa mattina ti abbiamo fatto iniziare prima. Leonardo, fuori il 28 ottobre, quindi da pochissimi giorni, il tuo nuovo singolo, un esplosivo British rock con la produzione, appunto l'hai citato tu perché sei in questo momento, di Mr. Monkey, l'uomo più triste del mondo, Trident Music e Polydor. Come è andata? Dove è nato? Come ti è venuto? Allora, in realtà è nato in modo abbastanza spontaneo. Ero semplicemente, come capita molte volte, ero annoiato con la chitarra in mano e sono venute fuori insomma quelle melodie, quelle parole ed è poi è stato qualcosa di quasi viscerale il modo in cui si è poi sviluppato il brano. Quindi proprio avevo già in testa dove volevo andare a parare, avevo l'idea di quelle chitarre British rock che poi abbiamo sviluppato insieme a, appunto, Mr. Monkey, ed è nato più o meno due mesi fa, fine agosto, ecco.
Ti devo dire che io ascolto tanta musica, ascolto tanti generi musicali, ascoltare anche i giovani che riportano un po' il British rock è strano in Italia, perché oramai vanno tutti verso altre sponde, e quindi ascoltare nuovamente anche cose che abbiamo ascoltato in passato negli anni 90, negli anni 2000, come anche L'uomo più triste del mondo, che è una canzone bellissima, l'ascoltate, ti faccio davvero i complimenti personali. Grazie. Tra le foto ho visto invece anche Nicole, che è stata nostra ospite nella passata edizione, in questo momento è all'interno della casa di amici. Esatto. Avete collaborato insieme? Sì. È stata la mia prima collaborazione e abbiamo collaborato, abbiamo fatto uscire un pezzo verso fine giugno di quest'anno. È andato, il pezzo è andato molto bene, la collaborazione in sé per sé è andata molto bene, sono stato molto contento di tutto. Dato che comunque tu sei più improntato al British rock, stiamo assistendo al successo planetario dei Maneskin, che in tanti non si aspettavano, in tanti non avrebbero scommesso su questo. C'è una sorta di rinascita del rock. I Maneskin, secondo te, hanno un successo meritato? Secondo me assolutamente sì, tutte e due le cose, cioè sia la rinascita del rock e il successo è decisamente meritato per i Maneskin, secondo me, a partire da la musica, quindi produzioni, canzoni, tutto veramente molto figo, ma secondo me la cosa che fa veramente la differenza è l'attitude che hanno nel come si presentano, che è quello che li rende meritevoli di stare sui palchi che cavalcano e stare sui posti dove stanno, quindi assolutamente sì. E per quanto riguarda il rock, credo che ci sia una forte rinascita, c'è sempre un eterno ritorno anche nella musica, e credo che adesso sia proprio il momento di tirare fuori le chitarre, sinceramente. Ah, hai detto la cosa più bella del mondo, il momento di tirare fuori le chitarre potrebbe essere uno slogan, registralo perché è bellissimo, complimenti. Chiudiamo con l'ultima domanda, che mi piace sempre fare ai cantautori, quando l'album? Quando è sempre una domanda che forse i cantautori non sanno mai, perché io stesso non lo so, ma in primis perché sto terminando di farlo, non è finito, ma ci stiamo lavorando, appunto sono, come vedi, in studio già adesso e stiamo in questi giorni ultimando le ultime cose, cercando di trovare il giusto taglio da dare, che sia fatto a pennello, però sta arrivando, sicuramente arriverà. Andiamo, allora, lo aspettiamo, anche perché io ti seguo anche su Spotify, non vedo l'ora di ascoltare tutto l'album. Mancia, buona giornata, torna pure a dormire. Grazie. E svegliami Schermocchi o portali anche una tazza di caffè latte, così lo sveglio e potete iniziare a lavorare lì a Bologna. Buona giornata, in bocca al lupo per il futuro. Vedo invece in collegamento, e non vedevo l'ora di averlo perché so che abbiamo da chiacchierare, da parlare di tantissime cose, anche perché ora il cinema è in fermento, do il benvenuto a Filippo Magnifico di Screen Week. Buongiorno Filippo. Buongiorno, buona mattina a tutti, ciao. Tu hai aggiunto sempre una schermata dietro di te, o proprio quella è la tua stanza di lavoro? Perché vedo che ci sono luci viola... Oh. Piante, mi aspetterei anche un'iguana da te che gira dietro di te. Se ci stiamo lavorando, magari la prossima volta, sarà una cosa in crescendo, aumenterà. Te la sempre regalo a Natale, dettaglio. Guarda, te la regalo a Natale. Abbiamo concluso la nostra trasmissione, ma prima di concludere, siccome tu hai portato uno strumento, per tutto il tempo è stato lì, oggi è un giorno particolare, mettiti quel cappello, anzi io, siccome non li potete vedere ma sono stati con noi durante la trasmissione, dei 16, 3 li abbiamo qui in studio, quindi chiedo anche a loro di entrare, venite pure, la chiudiamo così quest'oggi. Davide, sei pronto? Sono prontissimo. Perché per assistere. C'è un compleanno da festeggiare, che è quello del nostro regista Davide, che è dall'altra parte delle telecamere quest'oggi. Vieni pure qui, vieni, accomodati Massimo. Ragazzi, entrate, venite dietro. Antonella, è il tuo nome? Antonella e Antonio, mettetevi qui dietro, state con me, chiudiamo la trasmissione insieme.
un tanti auguri a te, so che è anche il compleanno di papà tuo. Sì, tanti auguri a mio padre. Che tanti auguri a tuo padre e un tanti auguri a Davide. Quindi 3, 2, 1. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Davide, tanti auguri a te, tanti auguri Davide. Davide, non tu, mi raccomando, non Davide Suriano. Chiudiamo, grazie ragazzi, in bocca al lupo per il vostro futuro, potete stare anche qui tranquillamente. Facciamo 3 salti. La Murga! Bravo, ci piace così. Vi volevo ricordare invece della settimana prossima inizieremo con la nostra nuova rubrica, il post di Caffellatte. Mandateci i vostri post, una foto durante la vostra colazione, un video saluto prima di scuola, un post simpatico, un meme creato da voi, insomma qualsiasi cosa mettiate in un post potete mandarla noi in un toast post, facciamo così, avete visto il gioco di parole di Caffellatte, i migliori andranno in onda durante la trasmissione, ecco i nostri riferimenti ed ecco soprattutto anche il numero di WhatsApp che è sempre più istantaneo per mandare video e messaggi. Abbiamo chiuso una nuova settimana insieme, non mi resta naturalmente che augurarvi un buon weekend e darvi appuntamento alla prossima settimana, come sempre lunedì con Caffellatte dalle ore 7:30 del mattino. Io mi bevo un altro po' di Caffellatte, ci vediamo settimana prossima. Buon weekend a tutti.